lo posizioniamo più o meno al centro. Quindi prendiamo il terra di Siena bruciato, lo tamponiamo per farlo scaricare, quindi qui, siccome il vasetto è piccolo, voglio essere più decisa nella posa del colore. Non voglio creare chiaroscuri o altro, quindi andrò proprio pesante, quasi a ricoprirlo tutto. Mentre per il cespuglietto, al centro andrò con un tono più ingiallito, mentre su tutti i bordi andrò con un po' più di verde. Qui mettiamo il marrone anche, il bruciato, diciamo così, qualche colpettino di bruciato così per creare un po' di cromia anche qui sul verde e proviamo a vedere com'è venuto. 1, 2, 3 e via. Se c'è qualche leggerissimo difettuccio, come al solito col pennello prendete e passateci su. E voilà, scomparso. Perfetto. Abbiamo fatto i primi due lati, continuiamo il nostro decoro alternando quindi i due motivi. Gallinella, alberello, gallinella, alberello. Ci vediamo tra un attimo. A questo punto prelevo un po' di verde dal mio barattolo, lo metto in un bicchierino e lo allungo leggermente con un poco d'acqua. Adesso con un pennello piatto, quello che mi avete visto usare per tutta la durata del video, questo qua, dobbiamo fare la parte più precisa di tutto il lavoro, cioè definire i margini inferiori e superiori. Per rendervelo semplice, o aspettate che si asciughi tutto perfettamente, quindi attaccate delle striscette di scotch carta ad un'altezza di mezzo centimetro, quindi passate con agevolezza col pennello, oppure andate a mano libera come faccio io. Anche se non vi verrà preciso, verrà lo stesso carino. E lo facciamo su tutti e quattro i lati naturalmente. Benissimo, dopo aver fatto questo lavoro, ripetetelo sui margini superiori, su tutti e quattro. Quindi piano piano sia lateralmente, ovviamente, che superiormente. E se volete essere proprio proprio rifiniti, anche internamente. A questo punto il nostro vasetto è pronto, possiamo regalarlo confezionato semplicemente con delle ovette a mo' di cupolina oppure mettendo dentro, che ne so, i mestoli di legno confezionati con delle ovette oppure se volete seguitemi in questo mio colpo di creatività artistica. Allora, mettiamolo da parte per un attimo e prendiamo il fil di ferro ricoperto da carta. Con
la forbice tagliatevene un pezzo abbastanza lungo. Dividetelo a metà, così, e cominciate ad arrotolarlo su se stesso, così, a mo' di spirale, vortice. Questo, in questa operazione, servirà per renderlo più tenace. Ok, io mi sono già portata avanti, quindi vi farò vedere solamente un po'. A questo punto, quando avrete un bel po' di fil di ferro ben torto su se stesso, date la forma che vorrete. Potete fare un cuore. Io per esempio ho deciso di fare, però è poco questo, un coniglietto. Io ho già pronto il coniglietto, però per aiutarvi potete farvi la sagoma di cartoncino e piegare tutto attorno il fil di ferro. E allora, quindi un orecchio, poi si ripiega, due orecchie, olè. Si scende. Non farlo più giù, sennò non si vede. Continuare a torcere. Allora, fatevi la sagomina del viso, anche se non è precisa, non fa nulla. In questo momento ci serve solo crearci gli spazi e poi ce li modelliamo con calma. Quindi risaliamo la testolina, così, risagomiamo le orecchie, 1 e 2, e quindi diamo un volumino tondo al faccino. Olè! Così, vedete? Sistemate bene tutti i volumi. Certo, io lo sto facendo in 2 minuti, voi potete perderci un po' più di tempo. Quindi la rimanenza di filo continuate a torcerla su se stesso, in modo da fare quindi un bastoncino ben dritto. E una volta finito, prendete il bastoncino del gelato e ancorate, arrotolandolo, io adesso qui lo faccio così per sommi capi, tutto attorno il filo in più. Alla fine avrete questo, quindi un'asticella semirigida di fil di ferro con questo coniglietto, che potremo, senza usare colla o nulla, inserire all'interno del cachepot, incastrandola il più giù possibile. Ecco qui, non abbiamo ancora finito. Ora poniamo da parte queste cose, prendiamo della carta e delle ovette di cioccolata. Non toccare le ovette di cioccolata. Quindi con una striscia di carta la pieghiamo più volte su se stessa, così. E con la forbice pratichiamo tanti tagli fino a metà della sua altezza, proprio a creare una frangina. Ok, lo riapriamo e lo arrotoliamo sul nostro dito, però vi consiglio di mettere una punta, ma proprio una punta di colla. Questa è più di una punta, ma appena aperta la colla scoppia, e cominciate a girare tutto attorno, 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 attorno,
attorno, mi sto incollando tutta, evviva. Ok, creando questa sorta di cartoccino che poi richiuderemo qui nel finale. Allora, aspettate 5 minuti che si incolli il tutto. A questo punto, dopo aver fatto i nostri cilindretti tutti sfrangiati, cominciamo ad aprirlo così, in maniera molto disordinata. Così, poi spieghiamo qualche... Così, ok. Quindi prendiamo un ovetto di cioccolata e la nostra colla. Mettiamo una punta di colla all'interno e inseriamo il nostro ovetto di cioccolata. Olè! Mio marito mi prende sempre in giro che dico sempre olè, voilà, ecco fatto. È un modo per semplificare la riuscita di un gesto. Mi riprometto di non dirlo più. Allora, fatevene un 5-6 di colori differenti. Guardate, io me ne ero preparato anche qualcuno giallo. Quindi prendete un foglio di carta verde. Io ho questa carta anche usato, come vedete. Ho questa carta colorata che ho comprato in risma alla Lidl a 3 euro. Una risma tutta coloratissima. E accartocciatela. Prendete il cashpot e metteteci dentro i cartoccini di carta a simulare un praticello. Io dentro non incollo nulla perché il destinatario del regalo potrebbe anche decidere di farne un portapenne, quello che vuole lui o lei, in questo caso forse è meglio lei, e quindi non metto nulla di perenne all'interno. Se incollo qualcosa lo incollerò poi sulla carta per dare maggiore stabilità al tutto. A questo punto prendo i miei fiorellini, eccoli qua, che sono semplicissimi da fare e devo dire d'effetto, tutte le persone a cui ho regalato questo pensierino è piaciuto tanto. Cosa si fa? Prendiamo un fiorellino, mettiamo la colla sui margini e lo poggiamo. Uno qua, uno qua, un pochettino ordinatamente. Come vedete io metto la colla in un margine soltanto, poi sposto la carta e faccio aderire il margine da incollare lì dove voglio, non toccando il legno. Quindi da una parte sposto leggermente la carta cercando di non creare un patatrac e incollo. Così apro i petali e quindi ora al centro ne metto uno azzurro qui e uno azzurro qui. Perfetto. Il mio cestinetto di Pasqua da regalare alla mia più cara amica è pronto. Pieno di arte, creatività, buona volontà e cioccolata. Che si può avere di più in dono? Non è troppo carino? Buona Pasqua e buon lavoro a tutti. Ci vediamo al prossimo video per un altro lavoretto di Pasqua. Tutto a mano libera questa volta. Ciao! Spero che questo video vi risulti davvero utile e per altre notizie e altre informazioni vi rimando alla mia pagina fan di Facebook e nel mio blog, di cui sempre qua sotto nel box informazioni metti il link. Quindi da Ombretta e da Arte per te è tutto e arrivederci!